Salvezza infinita, qual fiume senza riva. Tu lavi e guarisci dovunque il flutto arriva. Nel mondo che muore a te mi volgo io. De, vieni e mi nonna, purifica il mio cuore. La storia della presenza dell'esercito della salvezza in Italia merita di essere raccontata. Dopo ormai 125 anni di presenza, è opportuno prendere conoscenza, riconoscere l'ardore, la tenacia, la fede dei pionieri e la perseveranza dei loro successori attraverso varie e molteplici difficoltà. I pionieri stessi non sono oggi più fra di noi, ma molti che li hanno conosciuti ci hanno resi partecipi dei loro contatti con la personalità dei primi tempi. E oggi attraverso mezzi nuovi vogliamo prolungare la memoria di quanto il Signore ha compiuto per mezzo di loro. Carissimi, in occasione del suo 125esimo anno di attività, l'Esercito della Salvezza Comando Nazionale Italiano di Salvation Army, Movimento Cristiano Mondiale, approda ufficialmente sul web per soddisfare il nostro proposito di essere sempre più vicini a chi è lontano. A livello mondiale, l'Esercito della Salvezza esprime la sua fede nel Signore attraverso un'intensa azione sociale sul territorio. Serve in 125 paesi, conta circa 1 milione di membri e usa circa 175 lingue, affiancando alla predicazione della parola di Dio la realizzazione di scuole, case per bambini, ostelli per senza fissa dimora, ospedali, soccorso invernale, distribuzione di pasti, programmi di emergenza per i disastri, centri per il recupero e la reintegrazione di persone in difficoltà all'interno della società. Il suo fondatore, William Booth, aveva appena 16 anni. Nell'intimo del suo cuore avvertì il bisogno di un cambiamento radicale, dando senso alla sua vita, accettando in se stesso la presenza del Signore. La sua vocazione lo spinse a venire incontro alle esigenze dei più sfortunati, coloro che erano caduti in basso, per riportare in loro la luce e il sollievo di Cristo. Era il 1875. L'Esercito della Salvezza fu fondato in Italia pochi anni dopo, nel 1887, e ancora oggi prosegue nella stessa direzione e con gli stessi intenti. Le sue sedi nazionali sono a Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Catania, Potenza, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Forio d'Ischia, Ariano Irpino, Atena Lucana, Pietragala, Limitone, Brienza e Braide, Castelvetrano e Lentini. Perché esercito? Perché la nostra è una guerra contro la povertà, materiale e spirituale, atta a portare a tutti il messaggio di speranza e di salvezza dettato dal Signore. Da oggi divulgheremo il suo messaggio anche attraverso i social network, su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/salvationarmyit, su Twitter all'indirizzo www.twitter.com/salvationarmyit, su Pinterest all'indirizzo www.pinterest.com/salvationarmyit, su YouTube all'indirizzo www.youtube.com/salvationarmyit. Il nostro auspicio è quello di essere sempre più presenti nelle vostre vite, con la speranza che siano sempre illuminate dalla luce del Signore per venire incontro alle esigenze dei nostri fratelli bisognosi. Alle volte può bastare anche un semplice sorriso.
condividiamolo.